Salve a tutti, sono Brian Fari e benvenuti in questo nuovo Bitrate Skexulation. Non posso fare le Skexulation come vorrei, ovviamente premeditate con un alone di mistero e così via, però volevo dire qualcosa riguardante due settori sulla quale si può speculare. E siccome qua sto parlando in presa diretta, molto più importante saranno le vostre speculazioni al riguardo, ossia Remind e l'E3. L'anno scorso pure ci fu qualcosa, Square disse abbiamo uno showcase e abbiamo imparato a capire che gli showcase non servono a nulla, perché dei titoli annunciati in quello showcase, uno, quelli nuovi per carità, uno ancora non si sa che fine abbia fatto e l'altro è The Quiet Man. Comunque, quindi abbiamo questa volta invece una vera e propria conferenza al posto di quella di Sony. Cioè, Sony non c'è, al posto di Sony c'è Square Enix. Spero, per quando sarà notte, di poter fare una diretta, una live. Però non lo so, non posso sapere adesso se riuscirò a fare qualcosa di notte, perché il giorno dopo lavoro, quindi è un po' difficile. Comunque, Remind è l'E3. Innanzitutto, come si uniscono le cose? Remind probabilmente verrà annunciato, perlomeno verrà ufficializzato, perché non abbiamo ricevuto nessun comunicato stampa di Remind, abbiamo solo le parole di Nomura al concerto. Quindi, siccome ci sarà un concerto a Los Angeles, durante quel concerto verrà ufficializzato Remind, che sarà l'espansione Final Mix per quello che possono essere i precedenti, perché Nomura ha detto che ci sarà un solo DLC, quindi o Remind è un pezzo di ciò, oppure Remind è il nome dell'espansione, tra virgolette, come poteva essere il pezzo della Cavern of Remembrance, come poteva essere i vari pezzi che magari componevano il Final Mix. Ora, detto questo, quindi probabilmente l'annuncio sarà durante il concerto, il giorno prima delle tre. L'anno scorso cosa è successo al concerto il giorno prima delle tre? La data di Kingdom Hearts. Ci sarà anche la data di Remind? Secondo me no, non la data, il periodo, ma non la data. Il periodo per un DLC, sì, perché è un DLC abbastanza importante per l'intro di Square. E anche per noi, specialmente per noi. La data di quelli gratuiti, del probabili Oathkeeper e Oblivion, come ho detto nello scorso video, i due nuovi oggetti hanno lo stesso nome nipponico, o meglio, simile a Lontano Ricordo e Porta Fortuna. Potrebbe essere un indizio dei futuri Keyblade. Non si sa, in giapponese non si sa bene come funziona il plurale, quindi non è molte riviste, sì, molti siti hanno detto che è uno solo il Keyblade, ma non è sicuro, perché il plurale è un po' un'incognita nel nipponio. Ora, cosa conterrà questo Remind? L'ho già detto di base cosa contiene. Lo scenario, l'episodio Limit. Cos'è Limit Cut, come è stato detto? Limit Cut si riferisce a due cose in ambito Kingdom Hearts. Uno, per i fan, è il nome dato agli scontri contro l'organizzazione 13. Quindi hanno messo la nuova organizzazione 13 a livello 99, come è stato lo scontro lì? Lo spero, sarebbe una bella sfida aggiunta. L'altra cosa è il nome della tecnica finale di Roxas in Free Fire 8. Si chiama, di base si chiamano Limit, però l'ultima si chiama Limit Break, in giapponese Limit Cut, quella definitiva di Roxas, quello potete. Quindi potrebbe essere una cosa che riguarda Roxas, quindi potrebbe essere una cosa che riguarda quello attorno a Shion, sì, va bene, lì volevo andare a parare. Però vedremo, potrebbe essere anche tutt'altro. L'episodio segreto probabilmente o è situato durante il finale segreto, come è stato con Birth by Sleep, e in quel caso sappiamo dove vogliamo andare a parare, andiamo con gli spoiler di Kingdom Hearts, andiamo con gli spoiler di Kingdom Hearts. Saremo nella fake Shibuya che si vede, o meglio, nella fake Tokyo comunque nel caso specifico, perché abbiamo Shibuya e Shinjuku, saremo lì, magari useremo sia Sora che Riku, e magari potremo scontrarci con Yozora nel caso specifico, o potremo parlare col Master of Masters, perché è lì presente, sopra l'edificio Square Enix. Questo per quanto riguarda il Secret Episode. Per quanto riguarda... E il boss segreto, quello che farà piangere, dovrebbe essere uno dei due, probabilmente, che si collegherà al prossimo titolo, che non si sa se è il 4, o perlomeno il prossimo si sa che è un intermedio, ma il pezzo a volte non si sa se si collega con un intermedio o con l'altro. Per esempio in Kingdom Hearts 1 si collegava col 2 direttamente, non col Chain of Memories, ma lì c'erano altri pensieri nella mente. Dopo questo salto di solito sono contigui, di solito, non si sa, non lo possiamo ancora sapere. E questo è quello che per quanto riguarda Remind. Alle 3, oltre questo, cosa ci sarà? Abbiamo il concerto di Final Fantasy 7, abbiamo
Non dico che c'è la sicurezza assoluta, perché non c'è mai la sicurezza assoluta, ma ho la sicurezza assoluta che parleranno di Final Fantasy VII Remake. Io spero che ci sia un periodo, che diano un periodo, un anno, 2019, sì, vabbè, 2020, 2021, un anno, che diano un anno. Così già gettano le basi, perché Square ha avuto per molto tempo gli strascichi degli annunci precedenti, avevano il 15, Domaz 3, 7 Remake, tutto quello che c'era in mezzo e così via. Ora non hanno più niente, hanno solo Final Fantasy 7 Remake. È quello che riguarda il secondario di Kingdom Hearts 3. E devono cominciare a gestirsi lui prima di parlare di Final Fantasy 16. C'è Naoki Yoshida che sta lavorando a un grosso progetto, ma non devono annunciarlo adesso. Al più fanno l'annuncio immaturo, quel famoso annuncio immaturo come ne ho parlato nella live con Eurogamer. Quel famoso annuncio immaturo, ossia: ci stiamo lavorando a Final Fantasy XVI. Basta. Che già lo si sa che ci si sta lavorando, però le persone hanno bisogno di sentirselo dire. Stiamo lavorando a Final Fantasy, e sarà Next Gen PS5, che probabilmente verrà annunciata dopo le 3, o magari prima, in base a Sony come si gira. Però vediamo. Per esempio, Sony stesso ha fatto un piccolo annuncio immaturo su PS5. Ha queste caratteristiche. Basta. Quindi bisogna vedere come si muove ovviamente Sony, anche come si muove Microsoft. Non dico che do per scontato che annuncino la Scarlett durante le 3, ma molto probabilmente annunceranno Scarlett durante le 3. Quindi, essendo che Final Fantasy VII Remake è ancora dato come esclusiva temporale, ma tutto il resto no. Quindi magari si può parlare anche di Babylon's Fall, di tutto quello che ancora è fermo in ambito Square Enix. E delle piccole cose, magari come può essere qualche porting in più, qualche sequel nascosto e così via. Quindi in breve è questo. Ricapitolando, Remind DLC di Kingdom Hearts, probabilmente se ne parlerà durante il concerto di Final Fantasy VII Remake, se ne parlerà durante il concerto, ma anche alle 3 nella conferenza specifica di Square, che è una conferenza live come quella delle 3 2015. Alle 3 2015, nonostante nella parte Sony fecero vedere World of Final Fantasy e Final Fantasy VII Remake, nella parte Sony, e sì, va bene, nella loro parte live annunciarono Project Nier, che poi diventò Nier Automata, e anche altro giascoso, cose così. Però ovviamente quello che rimase più impresso è che alle 3 del 2015 annunciarono Nier Automata con un pazzo con una maschera che all'epoca non conosceva nessuno se non quei due che avevano giocato Drakengard. Con questo è tutto per quanto riguarda questo video. Piccola premessa: se tutto va bene, un mese e mezzo, e si inizia con le live. E come detto, voglio portare Kingdom Hearts tutto, spiegando nel frattempo cosa c'è in quel gioco, perché è così, e anche altro, ma vedremo. Io spero di poter iniziare a fare codeste cose. Con tutto, è uscito malissimo. Ripetiamo. Con questo è tutto per quanto riguarda questo video. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, like, condivisione. Non ho il telecomando, quindi dovrò avvicinarmi, quindi cambiamo mano. Come sempre, spread the knowledge, che è la cosa più importante, e noi ci vediamo. È difficilissimo fare con la mano sinistra, comunque. Ci vediamo al prossimo video!